Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi 22 settembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Ancora, buongiorno Sandro Fiorioli, il primo ad arrivare su Instagram, e Vinzia, buongiorno, benvenuta anche a te sul sito nicolaporo.it. Green Pass, ieri c'è stato il voto di fiducia e sul voto di fiducia si è stabilito che c'era qualche modifica rispetto all'inizio, per esempio per i lavoratori pubblici non ci sarà la sospensione dal lavoro, ma lo stop allo stipendio. Quindi una misura un filo più light rispetto a quella che si iniziava a pensare, così ci dice il Corriere della Sera. Il dato fondamentale poi sarà quello politico che riguarderà le spaccature che ci sono all'interno della Lega, su cui insistono molto tutti quanti i giornali. Il Fatto nota invece una cosa piuttosto controintuitiva rispetto a quello che avevamo visto nei giorni scorsi, cioè che il numero di dosi, secondo loro, non sarebbe aumentato negli ultimi giorni, complice l'obbligo di Green Pass, e le dosi sarebbero passate da 723.000 di media al giorno a 492.000. Quindi il Green Pass in realtà non avrebbe comportato questa corsa alla vaccinazione di cui aveva parlato Figliuolo. Ricciardi, il solito, l'uomo di speranza. Buongiorno ad Andrea Ruggeri, che addirittura ha acquistato un badge. Lo saluto, Andrea Ruggeri, parlamentare di Forza Italia, così come saluto adesso i tanti che stanno arrivando, come Valentina Ferrari Toselli, che fa un badge qui sul sito. Ricciardi dice: terza dose a tutti per il 2022, ha già deciso Ricciardi. Viola sulla stampa, la vedete spesso in televisione, nella Quarta Repubblica, dice invece: è finita l'emergenza. In questo momento in cui è finita l'emergenza, in realtà questo non è vero, perché dal punto di vista tecnico, diciamo, e amministrativo siamo ancora in piena emergenza. Ma il vero tema ovviamente è quello politico. Oggi, per quelli che si appassionano alla zuppa di Porro, sanno bene che la politica, più che la virologia, è il nostro mantra. Beh, e cosa sta succedendo? Guardate, io ce l'ho una percezione chiarissima. Quello che sta succedendo in questo momento è esattamente il trattamento Fini. Voi direte: cos'è il trattamento Fini? Prendere uno che vi faceva schifo di destra e, solo perché litiga con il leader di destra che ha molti voti, farlo diventare una specie di gigantesco eroe. Chi è quello che sta subendo oggi il trattamento Fini? Giorgetti! Siccome, secondo me, a differenza di Fini, c'ha una situazione familiare più equilibrata, e chi vuol capire lo capisce, cioè sostanzialmente più solido, grazie allo sclavo, buongiorno e buona zuppa, addirittura una donazione di 50 euro. Allora, che cosa sta succedendo? Che Giorgetti non cadrà, io mi auguro, in quella tremenda sindrome di Fini per cui, corteggiato dalla sinistra, diventi uno di loro. Semplicemente un po' diverse rispetto a quelle di Salvini. E Gramellini oggi descrive e Giorgetti come quello che lo stanno attaccando in tutti i modi, come quello che mangia i bambini. No, era Donato, che era una che prima non era leghista, poi è diventata leghista, che era non euro, è entrata là e si è candidata e se n'è uscita e ce l'ha con Giorgetti. Beh, francamente, insomma, adesso pensare che tutta la Lega consideri Giorgetti uno che se mangia i bambini è un'idea un po' paradossale. Insomma, è l'esempio del trattamento Fini. C'è rasa, la destra mondiale fa schifo e la Lega deve trattare con gli alleati moderati. Insomma, va bene Giorgetti, la Lega si vaccina, titola Libero, cosa vera perché ieri 4 su 10 non hanno votato. Cioè, il punto non è tanto la posizione che c'è la Lega sul Green Pass, è esattamente quello che facevano con Berlusconi, quello che facevano, ecco Andrea Ruggeri, tagliare le tasse, perché poi queste sono le cose vere. Noi stiamo qua a cazzeggiare, ma oggi il quotidiano nazionale titola: ragazzi, qua rischiamo che facciamo una ripresa senza occupazione. Ma comunque, Minzolini oggi dice una cosa interessante dal punto di vista del centrodestra nel suo fondo. E che cosa dice? Dice: beh, state attenti, perché questo governo di cui vi fa tanto schifo Salvini, se non ci fosse stato lui, i reduci di Conte, del contismo, l'avrebbero fatto continuare i modelli, compreso, voglio dire, il Presidente della Repubblica, che ci ha dato in tutti i modi, avrebbero fatto continuare quel governo là, con i voti alla Ciampolillo preso a caso. Ciao Francesco Pulcini, ciao Ludovico De Donno. E quindi dice Minzolini: ricordiamoci come è nato questo governo. Però sulla questione Covid, e poi chiudo, c'è la questione bambini. Questo è il titolo del giornale. Covid dei bimbi, casi preoccupanti tra 3 e 11 anni. Dei 17.000 casi, la fascia 0, dei 17.000 casi nella fascia tra 0 e 19 anni, poco più della metà riguarda gli under 12.
Cosa volete che vi dica? Qualcuno di voi dice, fa il vice direttore del giornale, ma io sì, certo, faccio il direttore del giornale, sono ben contento di stare al giornale, però ci sta che possa avere delle idee diverse rispetto alla linea editoriale del giornale. Sono un vice direttore che dice la sua e che non necessariamente la dice con la giusta razionalità. Io ci sono delle cose che condivido al 100%, tipo oggi il fondo di Minzolini e titoli come questi in cui dicono che il problema sarebbero questi bambini contagiati sotto i 12 anni, che secondo me non è così, per il semplice motivo che si contagiano, ma non si ammalano. E l'idea di scrivere in prima pagina sul giornale gravi condizioni, un neonato ricoverato in Veneto, beh, amici miei, probabilmente ogni giorno che Dio comanda in questo paese ci sono le gravi condizioni di un neonato. E francamente, questo tipo di liturgia del terrore io mi sarei aspettato che il giornale non la esercitasse. Oggi la sta esercitando, mi spiace, ve lo dico francamente, ma più di questo non posso fare, più di dirlo anche in questa zuppa pubblicamente. I ragazzi che si contagiano, titola in maniera diametralmente opposta alla verità, a scuola sono da mandare perché fanno una sorta di immunità di gregge, cioè che è la posizione esattamente opposta che alcuni scienziati, peraltro, dicono insieme alla verità: ragazzi che si contagiano, non alimentano, non sviluppano la malattia, se si prendono questo Covid, costruiscono una bella base di immuni, perché l'immunità che deriva dalla malattia è più forte di quella che deriva dai vaccini. Punti di vista completamente diversi. Texas in fiamme, in realtà, più che in fiamme, con le frustate. Abbiamo visto la foto su tutti i giornali dei Rangers a cavallo che frustano gli immigrati haitiani. Beh, insomma, nel frattempo c'è lo spazio per Gaggi che dire finalmente una nuova leadership americana, perché all'ONU Biden parla di questo e di quest'altro. Rampini, in maniera molto più seria, dice in realtà Biden ha continuato nella linea trumpiana di essere anticinese, del vero nemico la Cina. Ma il punto fondamentale è che coglie qualcuno: ragazzi, questi frustano gli immigrati haitiani. Io vorrei soltanto pensare questa foto come sarebbe stata utilizzata dai giornali se invece di Biden ci fosse stato Trump. Beh, insomma, io la trovo quella foto incredibile. Il Papa nel frattempo va dai gesuiti, che è la sua congregazione da cui esce lui, io, si parva licet, va dai gesuiti e gli dice: ragazzi, ma lo sapete che quando sono stato male qualcuno mi voleva morto? E addirittura alcuni prelati si erano visti tra di loro per organizzare il conclave. Io la trovo una cosa enorme, da Dan Browns. Insomma, chi è appassionato a queste cose se la legga, perché devo dire, i cardinali che provano a fare il conclave, a organizzarlo mentre il Papa sta ricoverato, è una cosa pazzesca. Berlusconi al Quirinale, beh, insomma, la sola idea fa arrivare l'orticaria Stefano Feltri, direttore del giornale, minimo dal punto di vista della diffusione, ma massimo nella sua cattiveria giustizialista, cioè fa la gara con il fatto, dice: beh, si è rintronato anche Prodi, dice: ci siamo giocati anche Prodi. Questo dice Stefano Feltri, perché Prodi avrebbe detto che è una follia incredibile, tutta italiana, pensare di chiedere una perizia psichiatrica a Berlusconi. Secondo me ci siamo giocati Stefano Feltri, che nonostante la sua giovane età forse meriterebbe, voglio dire, come posso dire, un pochino di attenzione in più, perché insomma l'idea che tutto il mondo capisca, tranne Stefano Feltri, che chiedere una perizia psichiatrica a Berlusconi sia, diciamo, una cosa se non altro ridicola, beh, insomma, che non lo capisca lui mi dà il senso dell'equilibrio delle sue posizioni politiche. Travaglio se la prende con Berlusconi, se volete, con argomenti migliori, perché ricorda come Berlusconi in realtà fosse un convinto no euro nel 94. Sono passati molti anni, io me lo ricordo quel periodo in cui c'era Martino, in cui c'era c'ero, voglio dire, anch'io lavoravo con il professor Martino, certo non eravamo dei filo europeisti. Beh, insomma, sono passati molti anni, almeno su quello però c'è ragione. Doris lascia, che è uno dei grandi amici del Cavaliere, lascia Mediolanum, le sue cariche operative. Io trovo che Doris sia un grandissimo e esce come è entrato, inventandosi la più grande e più bella società che io possa immaginare, Mediolanum, in cui c'è un clima favoloso. Ve lo dico, guarda, proprio che qualcuno pensi sia una marchetta, non me ne fotte nulla, però per me Doris è il numero uno. Lascia, dice: ho superato gli 80 anni, lascio l'azienda. Per me è un pezzo, secondo me, della grande imprenditoria italiana che decide di mettersi da parte. Poi lo farà davvero? Non lo so. E poi c'è l'altra cosa ridicola che vi segnalo, sempre Umberto Mancini, oggi sul Messaggero, si occupa delle questioni all'Italia, perché questi pazzi dei commissari italiani, pazzi, hanno pensato che il marchio all'Italia valesse 300 milioni, 290 milioni. Siccome la Vestager ha deciso che quel marchio fosse in vendita e che non se la poteva prendere ITA parteciperà a un'asta con il prezzo di partenza del marchio all'Italia 290 milioni, che è un prezzo che è fatto da fuori di testa.
e quelli hanno detto ieri, dice Mancini, ma l'ha detto un perito e il perso è giusto. Quando l'asta andrà deserta vedremo chi c'ha ragione, ma insomma in questa gigantesca follia che è all'Italia ce n'è anche questa che si è messa a scalare le nostre attenzioni. Immobiliare cinese, un bel casino, dice Sole 24 Ore, perché non è soltanto Evergrande la società che fallisce, ma leggete attentamente, dice il Sole 24 Ore, non solo il Sole 24 Ore, che gli immobiliaristi cinesi hanno fatto debiti per 3.000 miliardi di dollari. Se il mercato scende, quei debiti ci sono e questa rischia di essere una Lehman all'ennesima potenza. Un'altra cosa sulle amministrative, la tira fuori il Corriere del Mezzogiorno, che è fantastico, i professori dell'Università Statale di Napoli che fanno le liste, i dossier con i loro simili che votano per il candidato di sinistra, con nomi, cognomi e preferenze che portano. Una roba che tu dici, effettivamente il clientelismo esiste a tutti i livelli, ma pensare che i professori facciano i dossier per quelli che votano il rettore, per quelli che votano Manfredi, è una roba veramente da poveracci, fatemelo dire. Sky in crisi, titola oggi Maurizio Caverzani Zan sulla Verità, perché ha perso il calcio, ma non ce lo sta e quindi vorrebbe ritrovare una licenza per riprendersi una vetrina sulla Serie A. Beh, ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Oggi sono stato molto light come vecchi tempi con la rassegna stampa e vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it. E poi Prenda l'Italia, ci sono parametri fatti di esperti indipendenti e a quali cifre, dice Paolo Bulletti. Vabbè, insomma, saluti a tutti quanti voi. Noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it e domani, ovviamente, con la zuppa. Ciao.